Beh, lui era dissacrante, era uno che amava pochissimo la forma, non l'ho mai visto vestito elegante, tranne in rarissime occasioni. Un francese doc, diciamo, ecco, uno presuntuoso al punto giusto, irritante al punto giusto, un uomo piacevole. E ancora gol nuovamente Zinedine Zidane. Anche nella vita dei re c'è qualcosa di strano. Il paradosso di Michel Platini è aver vinto un mondiale, ma con la maglia da calciatore sotto la giacca. Io dicevo sì, io sono Platini così, perché magari quando giocavo con un altro giocatore o con un altro amico. Io mi chiamavo Pacini, io e un altro. Ha vinto anche lui perché è stata una competizione organizzata molto bene. E quindi nel paese, prima del mondiale, tutta la gente si chiedeva se era buono per un paese come la Francia di organizzare la Coppa del Mondo. Perché non è un paese molto appassionato di calcio, però alla fine del campionato del mondo tutta la gente era pazzesco del calcio, era pazzesco della Coppa del Mondo. Sono 2 mesi che il paese ha vissuto solo per il calcio. Tutti mi seguono perché penso che porto. Questo non è modestia, mi porta un po' di credibilità e ce l'avevamo bisogno noi in Francia per organizzare la Coppa del Mondo, non è l'Italia, non è la Spagna, non è un paese culturalmente antico di calcio. Questo è Michel Platini, il più grande calciatore di Francia di tutti i tempi, ma che non ha mai avuto una soddisfazione così grande. Avevo molta gente qui in Francia che guardava la partita con costume, la cravatta, e noi non è che non piaceva, però si piaceva di più che tutti gli uomini avevano la maglietta della Francia, no? E Michel fu una delle prime a postare la sua camicia, la sua cravatta per mettere la maglietta della Francia. Dopo il Presidente della Repubblica ha fatto lo stesso e quindi molta gente per la finale, per esempio, aveva la maglietta della Francia. Era una bella cosa. Michel Platini, per me, in tutta la storia di calcio francese era numero uno. Io conosco bene Michel Platini, vi dico, molto intelligente. Michel Platini ha una vita, non dico privata, anche vita di lavoro ben organizzata. Platini nasce a Jeuf, in Lorena, il 21 giugno 1955. La sua famiglia, di chiare origini italiane, gestisce il Café des Sportifs, sede della locale squadra di calcio. Qui Michel inizia a coltivare la passione della sua vita. L'année le 21 juin 1955, hein. Monsieur Platini, Michel, son père a tenu le café après ses parents. Il y avait une bonne ambiance, d'ailleurs c'était le rendez-vous des sportifs, hein. C'était pas pour rien qu'il avait appelé le café des sportifs.
nel cortile, dietro il bar, giocava al pallone, tutte le porte dei garage, boom, boom, col pallone. Puis alors, toujours le ballon, hein, même dans le café. Dans le café, il avait toujours le ballon au pied. Mes parents tenaient un tabac, librairie, et je travaillais chez eux, et je remontais beaucoup de revues, le Paris Match, des revues de sport ou des revues de tout, quoi. Et Michel aimait bien lire tout ça. Alors, ou il me les gribouillait, il me faisait des moustaches, ou alors il me faisait des lunettes, il gribouillait tous les revues, quoi. Il avait surtout son père qui l'a bien conseillé, bien orienté, et sa maman qui s'est bien occupée de la gestion des à côté du football. Che nascerò un'altra volta in una sera di giugno, con questa voglia di amare, di vivere più che mai. Rinascerò e destino nell'anno. A un certain temps, le FC Metz faisait, disons, le recrutement chez les jeunes. Et il faisait venir, il fallait s'inscrire, et il rassemblait ces jeunes-là. Il faisait une sélection des meilleurs, il avait été pris, et à un moment donné, il leur faisait faire des tests d'effort physique. Et une journée, ils avaient fait beaucoup d'efforts, surtout des courses, et à un moment donné, disons, ils les ont fait souffler dans un spiromètre. Et il est tombé dans les pommes. Au départ, personne ne pouvait penser qu'il ferait une carrière comme ça. Il était petit. Physiquement, il était, par rapport à ses camarades du même âge, il était plutôt en retrait. Hein. Mais ce qui l'obligeait à améliorer ses dribbles. C'est comme ça que c'est parti, quoi. Son papa lui a grandement appris à tirer les coups francs. Il aimait pas de perdre, Michel. Voleva sempre vincere. Ma fille voulait pas tricher. Et lui, il trichait pour gagner. Alors, il jouait Monopoly. Une fois, j'étais à la cuisine. Et puis, il avait triché. Elle s'en était aperçue. Elle lui a flanqué une gifle. J'ai entendu la gifle à la cuisine. Je suis arrivée, elle avait déchiré tous les billets. Vous savez, Monopoly, c'est de l'argent. Elle avait déchiré tous les billets. Il voulait jouer au football. Son père a été longtemps, capitaine de l'équipe de Lorraine de football. Et il avait des amis à Nancy, Monsieur Collot, qui était entraîneur des jeunes à l'époque, et cet ami-là l'a fait venir à Nancy. Et c'est de là qu'il est parti pour Nancy, et c'est là qu'il a eu des ailes pour aller beaucoup plus loin. Il avait fait un passaggio à Nancy, la sua squadra, non, di piccola, parce que lui è nato lì. E dopo aver vinto la Coppa di Francia con la sua piccola, tra virgolette, squadra francese, è andata all'epoca alla squadra di Saint-Étienne, che era la prima squadra francese, no? E lì ha fatto molto bene anche lui a vincere il campionato francese. E all'epoca era l'unico giocatore che poteva andare in Italia, no? E quindi era un sportivo molto conosciuto in Francia, perché tutti parlavano di lui, tutti guardavano la sua carriera. E quindi quando lui è andato alla Juventus, la Francia era dispiaciuto perché lo voleva tenere in Francia, però era contento perché la Juventus a quest'epoca era uno dei più grandi club del mondo. Lui come giocatore è stato bravissimo, ha dimostrato qua, soprattutto alla Juve, per 5 anni che tre volte capocannoniere, 3 volte pallone d'oro, quindi di fila. Quindi non è una cosa così, magari facciamo un anno come l'ho fatto io. Lui ha fatto 3 volte di fila.
Platini viene messo sotto contratto dalla Juventus il 30 aprile del 1982. A Giampiero Boniperti, che ordina spumante d'asti per festeggiare la firma, Michel dice: «Io bevo solo champagne francese, ed è il migliore, tranquilli, offro io». È la prima di un'interminabile serie di battute che lo renderanno celebre, al pari delle sue giocate. Scelto personalmente da Gianni Agnelli, addirittura si disse che fu una sua cosa personale, perché Gianni Agnelli, da grande intenditore del calcio, ma soprattutto di amatore della bellezza del calcio, si innamorò di Michel Platini e andò a prenderlo anche per una cifra molto modesta. Lui arrivò all'improvviso e fu come un qualcosa in più che si univa a quella grande Juventus in cui c'era Giamboni e che c'erano tutta quella struttura della nostra nazionale del titolo mondiale. Platini per me, oltre ad essere un amico, è un italiano che ha fatto bene in Francia, lo paragonerei al Mazzarino. Lui è un fortissimo calciatore che anche è praticamente tutta la Juve. Lei è sempre dell'idea che non cambierebbe Platini con Maradona? No, assolutamente no. Lo faceva sentire questo rapporto importante che aveva con l'avvocato. Però era timido, non so se subiva i campioni che aveva quell'anno la Juventus, che ce n'erano tantissimi, da Tardelli, Rossi, Gentile, Cabrini. Era una Juventus forte, una Juventus che di carattere, e forse il carattere l'ho un po' subito da parte di questi giocatori, e è stato tranquillissimo per tutti quegli anni che è stato la Juventus. Credo che per me sia stata una persona eccezionale, perché non si è mai montato la testa, sai, quando uno ha potere contrattuale uno potrebbe fare di tutto, come ha fatto Maradona. Lui invece è stato tranquillamente uno come noi, tranquillo, socievole. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Ma ahimè, questo Platinino stava bene ai primi tempi, aveva una pubalgia, soffriva di molte cose e i primi tempi furono duri. Il primo anno di Platini in Italia è in chiaroscuro. Dopo i primi mesi d'adattamento emerge il suo talento. Con 16 reti, Michel conquista il trono di capocannoniere. Enorme però è la delusione per la sconfitta con l'Amburgo nell'ultimo atto della Coppa dei Campioni. Il successo in Coppa Italia, ottenuto con 2 suoi gol in finale, attenua parzialmente la delusione per la notte di Atene, la più nera della sua carriera. Il 1984 è l'anno d'oro per la Juve e per lui. I bianconeri centrano tutti gli obiettivi e il numero 10 francese è semplicemente perfetto. Lo scudetto, il titolo di goleador del campionato, il secondo pallone d'oro e la vittoria in Coppa delle Coppe appaiono come logiche conseguenze di un rendimento fantastico. Le trionfali recite di Michel sulla ribalta internazionale trovano repliche nell'anno successivo, nella Supercoppa europea e nella tanto attesa dal popolo bianconero Coppa dei Campioni, purtroppo vinta nello scenario tragico dell'Eisen. Calcio di rigore, Platini. Juve in vantaggio. Lo scudetto del 1986 chiude il ciclo di successi della Juve di Platini e Trapattoni. Quei 3 anni fondamentali dell'83 all'86 sono stati molto belli, perché era una squadra, non erano dei singoli. Thank you.
Trapattoni lui era abbastanza critico, ma sempre molto rispettoso dei ruoli. A lui piaceva giocare sempre in attacco, gli piaceva correre poco se senza palla, ripeto, forse se lo poteva permettere. Quando si trovano sulla stessa scena due personaggi grandi, è poco produttivo che vadano d'accordo. Secondo me occorre creare una contrapposizione. Contrapposizione fatta sempre con educazione, non ci sono mai state scene volgari in questa, voglio dire, modo diverso di intendere delle determinate cose. C'era, sì, perché il Trapattoni fino all'ultimo è rimasto molto legato a certe sue concezioni di un calcio virile, di un calcio che deve approfittare delle situazioni più che di un calcio di grande pretese estetiche. Platini era un po' l'opposto, non è che il risultato gli dispiacesse o che lo trascurasse, no? Però lui voleva arrivarci per altre strade. Si creò quella che definirei una contrapposizione più intellettuale che pratica, perché Platini fu molto rispettoso del suo allenatore e direi, questo posso dirlo per testimonianze dirette, che ne abbia sempre avuto una grandissima stima. Trapp voleva la Michel sempre tanto, era molto esigente e Michel, non allenandosi molto, in effetti anche la maglietta che teneva fuori dai canzoncini, dai pantaloncini, era per mitigare, per non far vedere quell'accenno di pancetta che aveva. Lui non si allenava, questo a Trapattoni dava un po' fastidio. Michel faceva parte di quella categoria di grandissimi giocatori che ritenevano un po' la preparazione atletica un po' superficiale, perché lui dice: non andiamo a fare i 2000 metri o i 5000 metri alle Olimpiadi, quindi dobbiamo giocare coi piedi. Era sempre molto spiritoso e aveva questo piccolo difetto sui lombi, cresceva un po' di lardo, però diciamo che faceva quasi tutto, ecco. Francese, Italo francese, come si dice, no? Novarese parigino. Era una via di mezzo, a volte anche un po' napoletano, senza offesa per i napoletani. Aveva voglia, a volte aveva voglia. Noi ci incontravamo spesso in squadre, nella squadra della settimana, con le partitelle, ma nessuno voleva tacconi, perché io ero proprio peggio di lui. Non avevo proprio voglia di far niente. Allora, ogni volta che lui giocava con me, nelle partite le perdeva, perché ci scommettevamo 10.000 lire, 5.000 lire al secondo, o la bevuta. Lui non voleva stare con tacconi. Io gli dicevo sempre: guarda che a me non mi devi volere oggi, però la domenica mi devi volere, perché io voglio vincere solo la domenica. Una volta Michel, subito dopo una partita, si è messo a fumare una sigaretta e l'avvocato è entrato per fare i complimenti dopo una vittoria e si preoccupò molto vedendo Platini che fumava. E gli chiese per quale motivo fumasse e lui rispose che l'importante era che non fumasse Bonini, perché doveva correre anche per lui, cioè lui poteva anche fumare, ecco, Michel era anche questo, insomma. Una volta abbiamo fumato anche insieme nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo. Eravamo amici di fumo, che non si doveva fumare per i bambini. Però c'era questa tensione particolare nello stadio, in campo e in gioco, che tra il primo e il secondo tempo a volte c'era questa voglia di fumare insieme nello spogliatoio. No, all'intervallo sinceramente non li ho mai visti, anche perché se lo facevano probabilmente si depistavano da qualche parte per non farsi vedere da Trapattoni. Credo alla fine sicuramente sì, subito. Finita la partita la sigaretta per lui era d'obbligo. Fumava solo quando aveva certe tensioni, magari prima della partita o prima di certe partite importanti, avvertivo che magari andava nel bagno e si tirava un tiro di sigaretta, lo faceva anche Boni, lo facevano in due o tre, non più di tanti, però non era un gran fumatore, obiettivamente durante la giornata non lo vedevo fumare. Beh, l'unico difetto era quello, che fumava poco, ma fumava le mie.
Dopo 3 anni che ci conoscevamo, che gli ho dato sigarette, ci troviamo in duty free in un aeroporto, non so dove, forse. Boh, non so, in qualche parte del mondo, e si presentò con una stecca di sigarette. E io gli dissi, dopo tutte quelle che mi ha fumato, solo una. Però è stato un gesto carino che si è ricordato almeno che fumava di lì. Diremmo che ho fatto 3 Coppe del Mondo nel 78, 82, 86. Prima del Mondiale eravamo al Marocco, facevamo un torneo così, prima del Mondiale, e lui mi diceva: la cosa più bella che c'è arriva adesso, e quindi pensaci tu per un mese, perché un mese, due, a fare, a dare il massimo, perché la più bella cosa che esiste nel calcio è la Coppa del Mondo. Nel 78 siamo andati in Argentina per partecipare, una cosa bene francese, perché siamo da Coubertin. Nei mondiali argentini del 1978, gli sportivi italiani fanno la conoscenza di Monsieur Platini. Stretto nella morsa di Gentile e Tardelli, Michele è costretto alla resa dagli azzurri. L'unica consolazione per lui è il gol segnato all'Argentina, per quanto inutile. La Francia torna a casa dopo sole 3 partite. '82 siamo arrivati a quel momento così, partendo per 2 anni, siamo arrivati in semifinale, non si sa come. E quel giorno siamo scoperto che eravamo buonissimi, una bella squadra. Al Mondiale spagnolo, Platini è una delle stelle annunciate. I 4 anni trascorsi dall'esperienza argentina si vedono tutti. Michel porta il numero 10, non più l'anonimo 15 che aveva sulla maglia del 1978. Sospinta dai suoi colpi di genio, la Francia raggiunge la semifinale, dove le si para davanti la Germania per un confronto dai toni drammatici. Il primo segno sul match, Platini lo imprime al 27esimo minuto del primo tempo. Con i tedeschi in vantaggio, il capitano dei Bleu ha l'occasione per pareggiare i conti dagli 11 metri e non sbaglia. Il risultato non cambia più fino al 90esimo. I tempi supplementari sono per la Francia una terribile illusione. Forse è proprio da quel giorno che Michel matura l'idea del Golden Goal, assunta poi in sede internazionale, affinché beffe come quella subita dai transalpini non abbiano più a verificarsi. Non basta infatti ai Galletti portarsi sul 3-1 per guadagnare la finale. La Germania riesce a recuperare e ad avere la meglio ai rigori. Platini deve attendere ancora 2 anni per consacrare il calcio del suo paese. L'Europeo del 1984 certifica che tra Platini e il resto del continente c'è ormai un abisso. Michel, capocannoniere della manifestazione, è straordinario. Dopo il debutto vincente con la Danimarca, 1-0 di misura, impallina il Belgio segnando di sinistro, su rigore e di testa. 5-0 il risultato finale. Nel 3-2 alla Jugoslavia, lo juventino fa tutto lui. È un'altra tripletta, con considerevole aggiunta di stile rispetto alla gara precedente.
è da brivido la semifinale con il Portogallo, risolta solo all'ultimo minuto supplementare. Here's Jurès, here's Platini, still Platini, that's a brilliant save again from Bento. Close to going through for Platini, Tigana again, still Tigana, can he cross it? Here's Platini, yes! Platini scores a truly unbelievable finish! And France are in the European Championship final, and it's incredible! La finale lo vede ancora protagonista, non senza la complicità del portiere spagnolo Arconada, quasi a mostrare che ormai Platini segna anche con il pensiero. L'incoronazione di Leroy al Parco dei Principi ha il sapore di una giornata storica per il popolo di Parigi, festante come chi prende, dopo tanti anni, l'agognata Bastiglia del calcio. Abbiamo vinto l'Europei, siamo andati in Messico per vincere la Coppa del Mondo e dopo siamo su una partita contro la Germania molto, molto stati molto sfortunata su quella gara. In Messico sono andato a trovarlo, devo dire che della delegazione italiana solo io e Scirea siamo andati a trovarlo in ritiro e questo gli ha fatto molto piacere. Quella volta si è intenerito, e raramente mi si inteneriva e quella volta sì. Dopo averlo marcato parecchie volte in campionato, è venuta questa occasione del Mondiale 86 in un ottavo di finale. Per Rousseau, Rousseau per Platini, ed è gol. Mi dispiace solo che il momento che ha fatto gol non c'ero io a marcarlo. Avevo preso palla e ero andato a propormi, persa palla, lui, come abbiamo detto prima, era bravissimo a smarcarsi nel momento giusto e fece gol con Baresi non vicino a lui. Dopo aver eliminato l'Italia, Platini, nel giorno del suo 31esimo compleanno, affronta il Brasile nei quarti di finale. Et bien qui donne pour Manuel Amoros, Amoros de Girès, Girès, Dominique Rocheteau. Allez Dominique, il faut s'entrer, Dominique, oh là, peut-être c'est lié, oui, les capitations de Michel Platini à la suite d'une erreur de la défense brésilienne, Platini a égalisé. Il gol di Michel, l'ultimo con la maglia della nazionale, pareggia quello di Careca. La partita si decide ai rigori. E per una delle tante stranezze del calcio, la Francia passa nonostante sia proprio il suo capitano a sbagliare nel momento decisivo. Michel Platini qui rate, ce n'est pas vrai. Au-dessus de la barre transversale, les deux équipes maintenant à nouveau à égalité. La sconfitta con la Germania impedirà a Platini di raggiungere la finale. Ma il mondiale è sfuggito di con la nazionale in Messico, Michel se lo va a riprendere con la Juve, in Giappone. Il giorno prima della finale di Coppa Intercontinentale siamo usciti insieme, perché dopo una settimana di tensione abbiamo preso un taxi e siamo scappati. Siamo andati in giro per la città di Tokyo e abbiamo deciso che era giusto che la tensione dovevamo farla fuori, no? Siamo andati a bere qualcosa, ma siamo andati per i cavoli nostri. Il giorno dopo eravamo i migliori in campo, cioè il migliore in campo, lui era il migliore in assoluto, però io parai due rigori, però dopo il rigore che ha battuto lui, tutti quanti sono andati a abbracciare lui, lui aveva capito che c'era stato qualcosa anche di mio, è venuto da me e mi ha abbracciato. Beh, delle partite giocate insieme a me, quella che ricordo con più bravura da parte sua è stata la finale di Tokyo della Coppa Intercontinentale contro l'Argentino Juniors. Fece uno dei gol più belli mai visti, che poi purtroppo fu annullato per fuorigioco di Serena. Alcune volte magari si è detto anche che in alcune partite importantissime Platini non si sia visto o non ha dato ciò che ci si aspettava. Era parte del suo carattere, un ragazzo molto sensibile,
nonostante la brillantezza, era abbastanza timido. Magari questa sua apparente sfrontatezza nascondeva un po' anche di timidezza, e alcune volte magari non prendeva in mano veramente il bastone del comando come io avrei voluto. Non è mai stato arrogante, quindi questo fa sì che rispettava sempre tutti in campo, quando avrebbe potuto benissimo magari essere un po' più autoritario. Del Flamengo, del Peñarol, del Grêmio, del Independiente, ma ecco il dio di questa attesa partita. Può anche stare bene, è rimasto leggermente attaccato Michele Platini. Secondo me quella partita è stata magistrale, ha fatto di tutto, ha corso, quindi ha fatto anche il facchino, diciamo. Inquadratura sull'area dove si assisteva delle volte. E intanto anche a Tokyo si è potuto ammirare uno slalom di grande abilità di Michel Platini. Abbastanza grave, abbastanza grave, non sembra volersi rialzare. Comunque seguiamo l'episodio del rigore con Platini che batte e segna, le due squadre sono sull'1-1. Mauro, poi Bonini, poi Platini, anticipato, tiro e rete, Platini, capolavoro! Fuori gioco ancora, fallo ancora contro la Juve, è fallo contro la Juve, purtroppo si sbaglierebbe del segnalino. Io non so per cosa, sinceramente. Forte gioco pericoloso, ma forse fuori gioco, io non so perché. Ma il segnalino è rimasto fermo nella sua posizione dal primo momento. Fantasia, tutto il genio di cui era in possesso ed era incommensurabile, lo ha messo a disposizione dei tifosi giapponesi che impazzivano per lui addirittura. Comunque in quel giorno sono impazziti per tutta la Juventus, che ha disputato forse una delle più grandi partite della sua storia. Lui è un giocatore nato, però a tutti, al pallone soprattutto, no? Però a carta, a, come si dice questa... Buce, no? È un vincitore, non vuoi perdere mai, anche quando si è smesso di giocare come allenatore della nazionale, giocava con noi, spesso con noi, voleva vincere, voleva. È un giocatore, è un giocatore nato. Giocatore che era difficilissimo da marcare, se lo marcava un difensore andava a centrocampo, andava nella sua difesa e quindi si smarcava facilmente, se lo marcava un centrocampista andava in attacco. Era un giocatore che sapeva giocare benissimo in qualsiasi zona di campo, sapeva trasmettere il passaggio gol, sapeva far gol di testa, faceva gol su punizione, su tiro, quindi credo sia stato un giocatore eccezionale. Non il boss, però Michel era il leader, il carismatico, il giocatore che nell'impasse della gara, tu avendo Platini, sapevi che potevi vincere in qualsiasi momento, anche se la squadra era morta, se non c'era energia durante la partita con Michel in campo, sapevi che anche al 91esimo poteva tirare fuori qualcosa e farti vincere. Michel era, nelle sue giocate era pieno di fantasia, ma allo stesso tempo molto pratico e molto redditizio per la squadra. Io credo che un giocatore di queste... qualità per diventare importante e decisivo non deve essere fine a se stesso, ma deve essere al servizio della squadra. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir enchanté, l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame,
parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurir au ciel de Paris. Platini rendeva semplici anche le cose difficili. Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de son île Saint-Louis. Non aveva bisogno di un allenatore, si può dire che lui faceva l'allenatore in campo, sapeva come andare a prendere la palla, come far girare la squadra. Se la squadra aveva bisogno di un attaccante, andava in attacco e faceva gol. Se aveva bisogno di difendere, andava e gestiva la palla a centrocampo. Quindi credo che è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero in campo. Quand lui sourit, mais son ami bleu. Quand il pleut sur Paris, ce qu'il est malheureux. Era un giocatore che vedeva più veloce che l'altro. Anche adesso io parlo spesso con lui, è una persona che capisce molto, molto veloce, no? E infatti nel campo capisceva le cose più veloce che l'altro e faceva dunque le cose prima. Quindi era una delle sue qualità che secondo me lui ha dato molto fiducia nel suo gioco e sicuramente era la sua prima qualità, no? Dopo la qualità tecnica, la qualità del gol, che faceva molto gol, però la principale, secondo me la principale qualità è che vedeva e capiva le cose prima che le altre. In riferimento al gol lui era un maestro, però devo dire che non faceva solo quello. Lui aveva il terzo occhio, perché a 50 metri, guardando da una parte, io partivo dall'altra, mi trovavo il pallone perfetto, non so neanche io come avesse fatto a vedermi, il pallone poi che non scappava, un pallone con gli ammortizzatori che ti cadeva davanti, si fermava pronto già al tiro. E sotto questo aspetto Michel unico, non ho mai visto un giocatore cacciare così la palla a 50 metri e fartela proprio dosare lì, puntuale sui piedi. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Ma una cosa sbalorditiva che può spiegare certi segreti tecnici di questo personaggio, di questo calciatore tecnicamente inarrivabile, è che mentre tutti sudavano, si affaccendavano vicino ai vari attrezzi nella palestra, lui calciava un pallone dietro l'altro in varie porte ubicate in settori diversi della palestra e c'entrava immancabilmente il 7. Toccava questa palla in una maniera divina, non erano tocchi ma erano carezze, i suoi piedi non erano calzati da scarpe ma da guanti di Peccari. Rompeva, era sempre lì che chiedeva la palla, che quando arrivava un cross nel mezzo io naturalmente da attaccante cercavo di girarla verso la porta e lui niente, mi urlava, le voleva tutte, non era catalizzatore del gioco, mi sgridava molto. Ne ha fatte di peggio, o anche in campo ne ha fatte di peggio, perché lui era capace di darti la palla 2 metri indietro per
per non farti far gol e per farlo lui. Poi ti sopravanzava e tu gliela ripassavi perché lui si metteva in condizione di ricevere la palla per far gol. Cioè, e secondo me anche in questo sta la grandezza di un fuori classe. Quindi ha fatto molto di peggio Michel, perciò è da io lo ammiro ancora di più perché voglio dire, anche se questo è un comportamento poco sportivo tra virgolette, però uno che riesce a fare questo in una partita deve essere diabolico ma allo stesso tempo interessantissimo. Lui questo lo sapeva se aveva dato il pallone coi giri contati o magari fuori di una certa velocità. Poi magari si metteva a ridere perché è un giocatore col quale ho avuto modo di capire l'essenza massima del calcio. Era completissimo. Mi pare non era, o ha avuto un pizzico di paura, non era molto forte con testa. No, lui saltava, però vuol dire, perché per saltare e vincere un colpo con testa si deve essere un po' di coraggioso, deve essere anche un po' di grintoso, anche tante volte è scorretto, e lui no, non andava così, però sapeva dare pallone con testa, però quando se uno saltava con difensori, no. Questo fatto che la gente corresse per lui ci ha un po' giocato, del resto questo appartiene alla storia dei grandi numeri 10. Sì, correva però anche lui, è una nomea quella del giocatore che non correva, che così è attaccata ai grandi tecnici, ma Michel correva anche. Tempo. Abbiamo sofferto le soliti derby agonistici, duri, bello spettacolo, purtroppo abbiamo vinto noi, però siamo contenti noi. È selvaggio, un gol ma non è servito. Ma quando si ha contro un Platini in queste condizioni, purtroppo penso che qualsiasi gol non valga mai a niente. Un altro dei paradossi di Platini è stato l'aver rappresentato meglio di ogni altro lo spirito del derby. Apparentemente fermo nella sua imperturbabilità transalpina, ha saputo interpretare alla perfezione la calda atmosfera delle sfide stracittadine, facendosi anche apprezzare con la sua ironia dai tifosi del Toro, nonostante procurasse loro frequenti dispiaceri. La preoccupazione era tanta perché era un calciatore che poteva far gol da qualsiasi distanza, calciava in porta come nessuno al mondo. Contro la Juve a metà campo rubò una palla a Leo Junior, il mio allenatore pretendeva che noi giocassimo, che il portiere giocasse leggermente avanzato, lui rubò la palla e tentò una conclusione da 45 metri e arrivò un tiro con una violenza inaudita da quella distanza, quindi sono riuscito per puro miracolo a pararla e credo, mi ricordo che l'avvocato Agnelli disse che quel gesto tecnico di Platini, modestamente anche il mio intervento in quel caso, valeva il prezzo del biglietto. Porta là, barriera qua, di solito uno la calcia di destro così, invece lui si è messo qua, se l'è fatta dare così e ha calciato con la barriera qui, quindi molto in diagonale, di esterno destro, così. Canova, non ho mai visto fare un gol così. Però è dura a spiegarlo. La carriera di Michel Platini termina a 32 anni, il 17 maggio 1987.
salutata dalla pioggia di Torino. Adios muchachos, compañeros de mi vida. Io credo che dopo Bruxelles dovrò già smettere subito. E come tutti i grandi amori di solito finiscono, e quindi anche lui ha voluto finire per tempo, quando era ancora un grandissimo. Lui diceva spesso che ha smesso di giocare perché il suo corpo non supportava più gli allenamenti. Il calcio stava cominciando una nuova era, l'era muscolare, dove la preparazione atletica doveva per forza essere cambiata. Lui se n'è accorto e romanticamente, come ha vissuto tutto il calcio, se n'è andato. Che cosa ti pesa di più in questo addio al calcio? Ma mi pesa di avere 32 anni, di non poter più soffrire, di non poter più sudare, di non poter più avere la voglia di migliorarmi, e penso che non mi migliorerei più per quello. Dunque, quello che vorrei ricominciare è avere 17 anni e ricominciare quelle cose. Era troppo giovane ed è un peccato che i giocatori di quella levatura abbandonino questo scenario, che sono sempre il motivo più importante del gioco del calcio. Tu sei un uomo fedele, almeno alle squadre di calcio. Tre squadre nella tua vita: Nancy, Saint-Étienne e Juventus. Sì, ma bisogna sempre migliorare. Il Nancy perché era la mia città, Saint-Étienne perché era la migliore in Francia, e Juventus perché è la migliore al mondo. Sempre Leroy, questo personaggio dal castello di Versailles. Francamente, pur riconoscendogli una classe immensa, nessuno poteva pensare che venisse fuori questo straordinario signore del calcio. Oh, un fricchettone, secondo me, un romantico del calcio, non era tanto un razionale, anzi, sia nell'abbigliamento che nel modo di sentire le cose, veramente un bohemien. Io sono uno timido, lui non era timido, lui era uno che parlava e diceva le cose, io forse sono un po' più riservato. Molto ironico verso gli altri, poco verso se stesso. Mi arrabbiavo quando magari leggevo qualche frase che dicevo: Michel, tu conosci perfettamente le cose, non farmi rispondere sui giornali di alcune cose. E si metteva a ridere, che dice: viste, non diamo peso a queste cose qua. Non faceva una tragedia, anche durante il suo gioco. Lui, quando il suo compagno sbaglia, lui dice: ma lascia stare, che hai sbagliato. Non hai sbagliato, andiamo a giocare. Perché era così, perché lui è vissuto, io penso, sempre per fare cose positive. Quando escono o quando lui fa una cosa negativa, lui non fa una tragedia, non piange, non grida, non alza mani. Lui dice: va bene, andiamo, questo per lui era normale.